Eccoci qui. Non tutti sono così fortunati da poter usare un ponte. A volte gli iniziati restano bloccati nel sistema e dobbiamo mandare qualcuno lì a prenderli. Infatti, uno dei nostri è bloccato in un server della Belle Époque. Se non sei troppo stanco, puoi rientrare nel ponte e prenderlo. Bene, a lavoro, iniziato. Come stai, amico? I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque, giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivert aveva un complice la notte della morte di De La Serre. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti. Ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivert ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai, ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino, il consiglio ti incarica di andare alla Corte dei Miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. Ciao, amico mio. Qui. Pour lui, pas d'inquiétude, il est inoffensif. Bon sang, regardez le fer. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
raison à faire, moi. Quoi? Marché ne le dit même pas. Schnoé, décidément. Que diable se passe-t-il? Questa sì che è una sorpresa. È un piacere vederti. Allora, cosa vuoi? Da che parte stai? Di che cazzo mi stai accusando? E chi combatti? Non sono un traditore. Che problema? Eccomi, fratello. Tournure pour le moins étonnante à ton niveau. Ah! Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Prima volta alla corte dei miracoli. Sì, tranquillo. C'è molto di me. Sono stato nelle colonie anni fa. Laggiù è orribile. Tieni sempre la mano sul borsello e te la caverai. Non mi fate arrabbiare. J'ai peur de comprendre. Juline, la charité, un peu de pain pour mes enfants et quelques fruits par les fleurs de la lumière. Monsieur, vous savez. Non puoi passare di qui, bastardo! Vuoi farmi paura? Va via, suicidio! Cittadino! È il mio dovere da patriota! Prima volta alla corte dei miracoli. Sì, tranquillo. C'è molto di peggio. Sono stato nelle colonie. Laggiù. Tieni sempre la mano sul borsello e te la caverai. Dottore, via Dio! No! No, pietà! Dio, no! Eccoti qua, il tirapiedi del roi de Tonno, la Tosh. Bello, no? I bravi parigini fanno la carità più agli storpi che a chi è sano. Il roi de Thun vede in questa insulsaggine un'ottima opportunità per motivare i suoi sottoposti meno abili. Quell'uomo ha perso un piede.
Ora potresti irrompere là, causare scompiglio e far rintanare i ratti nelle loro tane. Oppure puoi nasconderti nella calca e seguire i ratti fino al loro re. In ogni caso, quell'uomo ha perso il piede. Finito. Portatelo alla clinica per la cauterizzazione e poi rispeditelo in strada. Forza, tirati su. Apprezzo il consiglio. Non ancora. Ma tu chi sei davvero? E perché mi aiuti? Oh, ti tengo d'occhio da un bel po', Maierno. Ritengo mio sommo dovere soccorrere tutti coloro che sono stati incatenati con me alla Bastiglia. Ed è mio legittimo desiderio vedere il re dei ratti preso in trappola. Quanto al nome, hai davanti a te Donatien Alphonse François, Marchese de Sade. Vieni a farmi visita quando ti stancherai di questa feccia. Oh, gran bella scia. Buona fortuna. Sempre tranquillo. So dove sono i camini. Che camini? Quelli che Sua Grazia ha messo quando ha preso il potere. Dormi sopra quelli. Tu chi sei? Stai lontano. Non toccarmi. Indietro. Prestate sempre cure mediche agli sventurati. Verrà il tuo turno, libertino. Prima di quanto pensi, direi. Vediamo dopo. Ti conosco? Cosa ha fatto a Thierry? Ricordo bene le sue urla e quanto sono. Stein! Ricordo bene le sue urla e quanto sono durate. E per un errore di calcolo. Vuoi scherzare? Credevo avesse fatto la cresta o la basilica. No, ha sbagliato. Sì. Oh!
chercher les bâtons. Viens donc par ici, toi. Martin, tu préviens Zéro. C'est mon vin. Portatelo dentro, presto! Qualcosa non quadra. È morto, signore. Allora gettatelo nel canale di scolo ed entrate. Il y a une excellente boulangerie à l'heure difficile. Je vais y faire un tour. Messieurs, bonjour à vous. Essere qui in giro. Previsto per il paziente delle cose. Sfigurato da un incendio, famiglia uccisa e lui impazzito. Ustioni? È difficile causarle senza ridurre in cenere mezzo distretto. Basta qualche goccia di acido. In pochi se ne accorgeranno. Farmierò la vita. Le catacombe! E nelle catacombe sotto la vecchia chiesa! Latouche, mi aspettavo molta più spina dorsale. Cosa dirà il tuo padrone? Oddio! Dio aiuto! Thank you.
Rallenta, sei un uomo morto! Sparite voi altri. Sono così caldo. L'aria proviene da catacombe. Zitto! E fa come tu. Cosa gli serve? Senza i camini quel posto si riempirebbe di fumo. E finirai molto male. Ok. E non va bene, no? Già. Direi che non va bene affatto. Calma, amico. Non tutti abbiamo studiato coi fratelli. Indietro! Golfiers prima di darci. Indietro, a... l'ho detto! Una volta. L'ho detto una volta sola. Come ti pare, professore? Istruttivo, bisogna dire. Vuoi batterti? Fatti sotto! Vieni fuori! Su! Fuori! Thank you.
Oui, quelle sorte. Mais que quelqu'un l'arrête. Il faut vite garder la chercher. Je ne connais plus la souffrance. Mon Dieu, que s'est-il passé? Oh, je ne suis qu'une pauvre blanchisseuse. Ah, faites ce que vous voulez. Ne dites rien qui vaille, vous. M'en moque. Questo li affumicherà. Vai al diavolo! State in riga, gente! Quei bastardi mi fanno a pezzi. Vediamo che faranno ora quegli stronzi. Così ce la faremo. Io voglio quello. Forza! Te ne pentirà. Provocami e finirai molto. Era il tuo giorno fortunato. Sono per gli speciali di sua grazia. Ho accattato il suo nome in Come posso competere con amputati tripli e ferini in guerra? Immondo. Usciamo di qui! Che ti aspettavi? Un idiota ha scavato troppo ed è arrivato alla fogna. Andiamo via di qui.
Cosa succede? Qui vendicati si rivoltano in tutto il distretto. Uomini, con me! Sicura che c'è un assassino qui e che voi siete il suo bersaglio? Il verme è cresciuto. Ora è una serpe. Diavolo, era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma così è troppo presto. Oh, sì, padrone. Questi assassini sono ben informati. Ma noi siamo in vantaggio adesso, oppure no? Chiama le guardie e dai la caccia a questo assassino. Voglio la sua testa. Ma padrone, metà degli uomini sono già alle prese con i mendicanti. Uomini, con me! Troviamolo! State uniti, uomini! Si trova qui! Che pena! Thank you.
tu abbia qualcosa di simile. Ehi, così! Molto! I miei sudditi hanno occhio ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle foglie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Siver, vieni via. È fatta. De la Serre è morto. Gran maestro. Bravo. Ah, giusto in tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno.
Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi del mondo. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo. Da quando sei arrivato alla corte dei miracoli? Mi hai usato. Hai ucciso il re. Quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora? Giustizia è fatta, hai vendicato i morti, ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione! Intrigo! La trama si infittisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane, eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso De La Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento. Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Troverai la sua bottega vicino alle sale. Grazie. Buona fortuna. Quelle horreur de tout cela!